Amici di PN News, nuova stretta di De Luca per limitare il contagio da Covid-19. Con l'ordinanza numero 75 in vigore fino al 7 ottobre, il governatore ha limitato ricevimenti e feste a un limite di 20 partecipanti. Inoltre vieta categoricamente la vendita da sport di bevande alcoliche dopo le ore 22. Abbiamo ascoltato il parere di alcuni gestori di locali irpini sulla questione. Purtroppo è l'ennesima tegola, l'ennesima mazzata che danno ai piccoli imprenditori, alle piccole attività. La rispetto ma non la condivido, perché è stata scritta secondo me di pancia, scritta malissimo. Speriamo solo che la situazione migliori. Per quanto riguarda noi, ci ha scalfito, noi come Tilt ci ha scalfito minimamente, perché erano già delle procedure che attuavamo con posti a sedere, abbiamo 100 posti a sedere tra l'interno e l'esterno, la misurazione della temperatura chiaramente. La mia solidarietà purtroppo va ai colleghi, ai piccoli imprenditori che non hanno la possibilità di avere un dehors esterno oppure dei posti a sedere. Purtroppo dobbiamo attenerci a quelle che sono le disposizioni, ma ripeto, è l'ennesima mazzata che danno purtroppo ai piccoli imprenditori. È assolutamente contrario a questa ordinanza, anche perché va a manifestare una chiara insufficienza gestionale da parte delle istituzioni. Non è così che si risolve il problema, poi penalizzando e criminalizzando solamente alcuni settori, quella appunto della cosiddetta movida. Poi mi si deve spiegare questa movida cos'è. Ma noi come attività cerchiamo di fronteggiare questa emergenza rispettando, come abbiamo sempre fatto, le limitazioni che sono già in vigore da marzo, voglio dire. Però era un settore, il nostro, che stava lentamente ripigliandosi, però con questa ulteriore ordinanza va a finire che saremo costretti alla chiusura tutti qua. Quindi chi non è attrezzato con posti a sedere, con spazi propri all'interno, sicuramente dovrà chiudere. Quindi questo qua non ho capito perché vuole colpire una categoria che appunto dà lavoro a tantissima gente, che poi non rispettando appunto i loro diritti e doveri. Cioè, mi spiego, cioè, noi siamo stati chiusi 3 mesi e volentieri stati chiusi perché dobbiamo dare una mano alla risoluzione di questa pandemia. Però è pur vero che noi, come siamo stati chiusi, il governo, le istituzioni, non hanno rispettato assolutamente quello che ci avevano promesso, cioè la famosa cassa integrazione. Io ho 15 dipendenti che sono fermi ad aprile, quindi aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, non hanno avuto niente. Quindi io mi sono dovuto fare carico per poter dare una mano loro economicamente, per poter andare avanti. Allora io dico una cosa, chiudeteci tutti, io sono d'accordo a chiudere. Chiudete tutto, ma tutto veramente, non a macchia di leopardo. Chiudete tutto e fatevi carico delle vostre responsabilità. Chiudete tutto, io sono ben felice di essere chiuso. Però quando io ho chiuso e non c'è stato l'aiuto promesso e previsto da parte delle istituzioni, mi sembra una presa in giro. Già le cose non erano belle prima, immaginiamo adesso. Innanzitutto perché le persone già erano impaurite, già erano terrorizzate dopo tutti questi contagi che c'erano stati, soprattutto ad Avellino nell'ultimo mese, già c'era molta paura tra le persone e quindi di conseguenza già si lavorava di meno. Ad oggi con l'ordinanza di De Luca è peggiorata la situazione, ma tutto ciò secondo me non risolve il problema Covid, nel senso che sembra più una battaglia, una guerra alla movida, ai bar, ai piccoli bar, che è una battaglia contro il Covid, voglio dire, perché è un'attività che comunque è attenta alle ordinanze, è attenta diciamo a tutte le distanze, alla sanificazione e tutto il resto, già è un qualcosa per il Covid. Mettere pure quest'altra ordinanza è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quanto potrà ledere all'economia una ordinanza del genere, soprattutto per attività notturne? Beh, sicuramente non poco, ma oltre all'attività notturna non ci dimentichiamo dei ristoranti, dei banchetti, che io non vedo la differenza di un banchetto di 20 persone o di 30 persone distanziate. Avere una sala che ti permette di ospitare 200 persone distanziate e avere un banchetto che ti permette solo 20 persone mi sembra una cosa assurda. Cioè, secondo me è proprio irragionevole una cosa del genere.